perché si è imbattuto in un sito maledetto, per questo è finita in coma. Un po' come gli spettatori. Tanta sua amica indaga sulla questione aiutata da Trevor, esperto di informatica. E questo è quanto. Dai, vediamo che altro ha da offrire questa porchellicola. Davvero? Cioè, una casa gigante con 400 stanze non ha nemmeno un campanello. Per fortuna che stava in prossimità della porta d'ingresso, allora. I'm really worried about Julia. Per cui ho chiamato te, uno sconosciuto semipervertito col quale ho solo parlato in videochiamata, e invitandoti a casa mia. Tecnicamente lei è stata da lui una volta. Ciò non toglie che la vita sociale di Anna è più morta del fidanzato di Julia. Do you know what a red room is? Prima la rete scura, poi la stanza rossa. Già un tripudio di colori. Io non saprei se avesse il contrario di omicidio o no. Quello è red room, murder, non red room. The red room contains the most sick stuff you can find on the darknet. Tipo il bagnolo, no? Non credo intendesse quello con malato. Santo cielo, che lentezza narrativa. Well, in a red room you can only watch, in a black room you can participate. Aspetta, aspetta, dark web, red room e ova. Sì, black room, stanza nera. Francamente non ci sto più capendo nulla. E non sei il solo, credo. E dove troverebbe le risposte il protagonista? Nel green corridor, ma solo dopo aver lasciato un segno del suo passaggio sulla blue moon. Di' la verità, non sei una mazza di informatica. Oh, ma non serve, il nostro film si rivolgerà soprattutto a un pubblico che a malapena saprà come si accende un computer. Santo cielo. Ok, poi c'è la scena 15, come fa il protagonista a scappare? Yellow submarine. Non puoi essere serio. Dai. Un po' di fiducia, amico mio, vedrai che spaccherà. Do you still want the URL? I already have it. Ed ecco che l'integrità dell'espertone informatico si sgretola di fronte alla nabba che ha ottenuto quelle informazioni prima di lui. Nabba? Sì, principiante, novizia. E dica principiante, che diamine! Che boomerone! Piantatela con questi stupidologismi! If you asked for the black room and you get a response, that means that you met someone. With a special interest. Ma va? Cioè, e servivi tu per capirlo? Ma capire che? Io non ci avrebbe caputo una mazza. Se cerchi un paio di scarpe da comprare e un tizio si fa avanti per vendertele, è ovvio che anche lui ha interesse personale nella faccenda. Anna avreste comprato delle scarpe su Intersons. You didn't give any personal data away, right? Come dire, è una situazione tipo... Bene, inizia la consultazione dei voti anonimi per l'elezione del nuovo presidente. Pietro Gamba di Legno. Bob. Eh? Cosa? Ti facevo più serio. Voto nullo. Aspetta, ma come sai che sono stato io? Lo hai firmato, idiota. Grazie all'aiuto di Trevor, Anna accede ai contenuti del portatile di Giulia e... Ma perché? Sei d'accordo con il modaiolo? Ma sei la chiave per l'indagine. Ma Giulia ha girato due video sui selfie, ma ne ha pubblicato soltanto uno. Pertanto la protagonista ora potrà vedere il secondo. Un po' come me. Si spieghi. Ho iniziato a pubblicare video sui film brutti per ridere, no? Soltanto che adesso i film brutti sono una parte di me, mi ossessionano. Sono parte della mia vita, sono... Prego, non si fermi. Mi stai psicanalizzando? E per il suo bene, e mi dica, le capita di sentirsi un inetto incapace? Uno che ha sprecato la maggior parte della sua vita? Non si contenga. La seduta finisce qui, andiamo avanti. There I met someone who calls himself Fear Eater. Ah, è Fear Eater, non Fear Healer senza H. Ma chi? Quello che ha dato via mail l'indirizzo del sito alla protagonista. Ah, F34R34. Sì, sì, quello lì. He knew exactly what he was doing when he gave us the URL to the black room. The irony is... He's not the only one that can help us. Quanto manca il finale? Mettiti comodo, sono passati solo 41 minuti. 41 minuti? Ma non è successo quasi nulla. Ma non è vero, sono successe diverse cose. Lentamente, ma sono successe. If you should ever find yourself in a black room, do not watch all 13 selfies. Ma di che sta parlando? Il jumpscare quando si è connessa al sito erano 13 selfie. Quei cosi in negativo, ma santo Versace, serve un patentino per poter scattare delle foto decenti con uno smartphone. Ma che è? L'esorcista incontra il mio amico Ultraman. E chi lo conosce? Dai, serie televisiva scadente tra gli anni 80 e anni 90 dove il protagonista aveva dei poteri e volava con l'aiuto di bombolette spray. Molto ecologista, noto. Perché non conoscerebbe questa cosa stupenderrima?
Sì, lo so, sei spaventata, ma forse è meglio se giri la tua amica. E perché? Perché forse in questo stato non respira. Bueno, problema risolto. Grazie, esperto in solo tu sai cosa. Cioè, questo tizio è più inutile di un ventilatore in Alaska. Dai, sta provando a fare qualcosa, meglio che starsene fermo a guardare. Her organs, they're failing. They don't know what the cause is. Anche la mia pazienza se è per questo. Qui il doc si è dimenticato di formulare una domanda importantissima, ovvero dove siamo? Poiché saltando con la narrazione, in quanto piena di momenti morti, mannaggia sto film, ci siamo spostati da una situazione all'altra e manca un collegamento, ecco, almeno due parole servivano. Perché manca la battuta del doc? Beh, gente, per me è un periodo molto difficile e intenso, ho avuto una crisi ipertensiva, e sto lottando con le bollette, e... ok, riprendiamo. Davanti al pronto soccorso hanno portato Giulia all'ospedale. Dopo praticamente una settimana di coma, ma è una negligenza assurda, è tipo... Tentato omicidio non polposo. Colposo al massimo. Sì, se Giulia muore potrebbero accanirsi effettivamente su Anna. Tornata a casa, la protagonista scarica il poveraccio mandandolo via. Ma perché? Io che ne so, lo tratta male, gli dice di andare via perché dice di voler stare da sola. Nonostante abbia ammesso di detestare la solitudine, nota un certo pattern? Assolutamente no. Perché è pazza. Caso chiuso. What do you want from me? Quando rispondi e ridono al telefono non è mai un buon segno. Io lo faresti sempre, metteresti allegrianza. Sicuro? Quattro amici che ci... Pronto? Dannate Equitalia. How do I stop this? I followed this trail for years. Tiene ragione il divorador de miedo. Di che? Miedo, paura. Ah, mi è sembrata di sentire un'altra cosa. Beh, meglio così. Give me pleasure. Che razza di maniaco, e tu che hai fatto? Beh, l'ho accontentato. Sempre via telefono gli ho messo un disco di Leone di Lernia. Non credo si aspettasse qualcosa del genere. Credo anch'io. Ha riattaccato non appena è partita ti si mangiata la banana. Ci hai messo una settimana a portare la tua amica comatosa in ospedale. Quanto ci metterai adesso a chiamare la polizia? Ma così perde la possibilità di sapere come fermare la... cosa deve fermare di preciso? Non ci ho capito granché, forse è una maledizione o qualcosa del genere. Beh, quella. Allora, gli dai l'indirizzo, avvisi la polizia, lo ricevi, vedi di ottenere quello che stai cercando e lo fai arrestare. Si ricordi, prima di accontentarla il maniaco vuole qualcosa e non credo sarà piacevole. Disperata, Anna rovescia involontariamente un sacchetto di zucchero a terra e disegna una faccina sorridente. Ma è irrilevante, a che importa se... E tu che ne sai, magari avresti esorcizzato la maledizione a caso. Disegnando una faccina sorridente con lo zucchero, certo. Davvero? La faccina! Credo sia il jumpscare più stupido che abbia mai visto. A chi dovrebbe far paura? Ma ai diabetici! Mi scusi, ma questa è l'entità o il maniaco? Credo il maniaco, l'entità appare solo se ti fai i selfie. Ci ha messo poco ad arrivare, soprattutto considerando che non conosceva ancora l'indirizzo. Ma dove siamo? In cantina. A 200 stanze si chiude in cantina. Ma è scema. La risposta è sì. Successo. La TV avrebbe spingiuto l'omone coi poteri di Taser verso Anna. È tutto così confuso, la messa in scena, le dinamiche che hanno portato il tizio immediatamente a casa della protagonista. Il perché stiamo guardando questo film? Anna si risveglia incatenata in una stanza illuminata di rosso col maniaco. Strana scelta, perché solo luci rosse? Forse costavano meno, ma che ne so. Ok, ecco perché le luci rosse nascondono meglio gli effetti speciali brutti. E che diamine ha al posto dei denti? Succederesse quando cerchi un dentista da finire sì per errore dal ferramento, no? Quello che è successo a Jaws nell'universo di James Bond. Ah,
erano pure finti. E sto detestando tutto questo. Un cretigno e una mucciaccia loca. Hai praticamente descritto Will Smith e sua moglie. Non sono divorziati. No, tecnicamente sono separati. Io sapevo che tra i due ci sono sempre state onestà e comprensione reciproca, pertanto... Ma chi se ne frega, scusate. Andate a far salotto da un'altra parte, qui si stronca. Wouldn't you agree that there's no feeling as intense as fear? Pure la digeritura dell'impepata di Conze non scherzerese. Concordo. Imbecilli. Comunque l'intensità a determinare quanto è forte un'emozione. Ad esempio anche l'ira può raggiungere dei livelli spaventosi. Quindi faresse paura. Tutto tornerese. Non intendevo in quel senso, idiota. Parte il momento spiegone. Il maniaco non riesce più a provare paura e questo appiattisce la sua vita. In poche parole... Ma questo è un coglione. Una vita senza paura è un sogno. Dipende... Io non tengo paura di nada e... Oh, guarda gli sbirri! La paura è importante, senza di essa saremmo più sconsiderati. Sarà, ma io alcune paure le eliminerei volentieri, tipo quella di non arrivare con lo stipendio fino a fine mese, sai com'è? I heard this story about an unfathomable evil. Oddio, tipo Enzio Greggio che canteresse. Nah, non credo sia qualcosa di così spaventoso. Chi ha scritto questo film non ha così tanta fantasia. Ma poi, il film si intitola Selfie from Hell. Dove sono sti selfie? Appunto, prenditela con gli sceneggiatori. When I finally found the black room, even I was too afraid to look at all the pictures. E questo sarebbe il tizio che non ha paura di nulla? Aspetti, quindi non è lui il creatore del sito? Ma ti pare? Questo saprà a malapena compilare un bollettino postale. Why do you give people the URL? Pleasure. Ma che... Doc, te lo chiedo io, aiutami e per favore niente diagnosi scontate. Il personaggio è scritto male, quello che ha descritto è sadismo, mentre ha ammesso di desiderare di provare paura. Ok, quindi non c'è nulla da capire, meglio così. Do you know that when he pulls you to the other side, he tortures you? You're out of your mind. Ma è Razer col sito al posto del cubo. E lui come fa a sapere che cosa accade dall'altra parte, non essendoci mai stato? Risolviamo una scemenza alla volta, per favore. But I do know that he gets you immediately once you've taken 13 selfies. E questo perché? Speravo che me lo chiedessi. Vedi, l'entità, prima di diventare tale, era un fotografo fallito a causa dell'inabissamento dell'arte fotografica. Pertanto... Aspetta, questo nella trama lo spieghi? Eh? Oh, assolutamente no. Riveleremo dettagli nell'eventuale sequel. Perché, secondo te, finanzieranno il sequel di questa porcata? Beh, hanno fatto pure Un genio in pannolino 2, mai dire mai. Tecnicamente questi non sono selfies, mi corregga se sbaglio. No, no, hai ragione, li sta scattando lui. Quindi saranno per la telfies. Ma le pensi di notte? Just one more. Che passa? Ipotesi, stando al buio ha pestato il suo taser. Lo stemmi per dicere igno! Ipotesi scartata, evidentemente troppo stupida, e provo imbarazzo per averla pensata. Is it you? Are you okay? Ma, cioè, come cazzo è fatta entrare questo? Ma dove diavolo sono? Cioè, non è la casa della protagonista, come diavolo ha fatto a trovarla? Por favor, termina la pellicola e sto impazzendo. Pazienta, c'è ancora un quarto d'ora buono. I due iniziano così a rovistare nei computer del maniaco in cerca di una soluzione alla maledizione. Ah già, non era lui il vero villain. Meno male, sarebbe stato abbastanza deludente. I have a remote access to the black room. E allora? Beh, può fare quello che vuole, persino cancellarla. Sì, ma la maledizione rimane. Quindi l'accesso terremoto sarebbe inutilerrimo. Secondo me sì, ma stiamo a vedere. Wait, it's not a server. It's running on a cell phone. È una mia impressione o stanno disperatamente allungando il brodo? Non è una tua impressione. Hanno buttato a caso degli elementi thriller informatici, ma a questo punto è come se... No, non lo accetto. E perché di grazia? È un dramma romantico. I protagonisti si innamorano, poi vengono ostacolati, poi si ricongiungono, altro ostacolo. Appunto, qual è il problema? Un duello acrobatico con le spade tra lui e il padre di lei, dopo un'ora di roba alla Beautiful. È un altro ostacolo al loro amore. Che si risolve con la morte del padre, suppongo. Assolutamente no. Leggi, durante il duello il padre viene sollevato da un fascio di luce. Una volta a bordo di un oggetto volante non identificato, sparisce nel cosmo. Rapito dagli alieni. Sei serio? A dire il vero, è lui stesso un alieno, ma se preferisci il rapimento... Non ci tieni molto alla carriera, vero? I due protagonisti individuano la locazione del telefono e... Come hanno fatto? Non ci ho capito molto, parlano di triangolazione del segnale e bla bla bla. Il teorema di Pitagorico! E non sono quello che ci ha capito di meno, quanto pare. Beh, comunque sia, i due raggiungono questa nuova location. You look downstairs. I'll look upstairs.
Questa è la prima cosa sensata detta da Trevor dall'inizio del film. Forse è la prima sensata nel film stesso, se mi è concesso. Ma Anna immagino se ne freghi e quindi via col dividiamoci. Quella è chiaramente la postazione di un senza tetto che ha perso tutto e porta con sé qualche ricordo della vita prima del tracollo. Mike Tyson! Non credo abbia problemi economici ora come ora, soprattutto dopo i milioni incassati grazie a quell'incontro pagliacciata contro quel tizio che nemmeno merita menzione. È Pippo Franco! I want you to relax and listen to the sound of my voice. Ma che ha sulla faccia? Una censura? Un effetto di rumore statico. Perché sono messo fermo, no? Ma che succede? Cosa... Allora, i due trovano una videocamera. Dentro c'è una registrazione nella quale un dottore fa delle domande a un individuo senza nome né identità che pare collegato a una serie di omicidi. Ma qui c'è del materiale per creare almeno, non so, 5 minuti di scene. Ma non c'erano soldi, quindi Odimo. Che tristezza. Succede quando lasci la finestra aperta in condizioni di forte vento e risparmi sul treppiede della videocamera. Sorprendentemente specifico. Esperienza personale, non fatelo. Questo non ha senso. E dovevi arrivare fino alla fine del film per capirlo? Ma no, intendo dire, come fai a tenere il sito e tutto quanto in piedi con un telefono in una location senza fornitura elettrica? Come lo ricarichi? Accidenti, questo trasforma completamente il film. Mi sfugge la dinamica che lega quel suicida al falso soffitto. La corda! Idiota, intendo dire, ha legato un'estremità della corda al soffitto, no? Probabilmente quello del piano di sopra. E invece adesso, ma come è successo? Guarda, ipotizzo si sia suicidato nel capannone e qualcuno ha tentato di nasconderlo là sopra. Immaginalo dove, Intende, è quello protagonista in tutte e 13 le foto o è il tizio che sta dietro a tutte e 13 le foto? Ti dico quello che ho capito. È lui. Sì, ma... Non rompere, non è chiaro e basta. Tutto qui, un goal animato malissimo. Un golpo di scema! Piantala! Che contragolpo! Ho detto piantala! Hai caputo il golpevole? Anna perde i sensi, quindi tocca a Trevor risolvere la situazione. È il cretino. Sì, che oltretutto non si capisce nemmeno se sia riuscito a vedere il goal o meno. Messa in scena pietosa o personaggio completamente pazzo? C'è solo un problema, Trevor. Non hai un piano. Secondo me, mo che si avvicineresse gli faresti una fotonzola. Non credo basti per fermarlo, anche perché non ci sarebbe nessuna logica. No, fermi tutti. Avete visto? Il mostraccione che tocchiccia il corpo del tizio, no? No, la faccia di Trevor. Sembra imbalsamato. Un po' come quella degli spettatori impegnati nella visione di questo film. Hai ragione, forse è un disperato tentativo per permettere all'utenza di empatizzare finalmente con qualcuno. O è solo una pessima messa in scena? No, aspetta, perché lei ora è libera dalla questione? Ma il moruto avrebbe mossuto la manonzola! Non mi distrarre, Paul, devo capire meccaniche non spiegate. Ma che stai sconsideratamente pensando di fare? Di prendere il controllo del cadavere per ucciderli tutti. Ma state fermo, che se schiattano ce la culliamo noi! Li odio troppo, vado. Ma non vai, che le sto ambiccando? E calla, ui! Un ver malamo, ma allora sei scimunito veramente, oh fra! Davvero? Cioè, quel coso è pericoloso soltanto se tu entri in portata, entro mezzo metro da lui, e non può nemmeno muoversi e tu gli vai incontro? Un tattico esemplare! Uccidilo, ti prego, uccidi Trevor, non merita di vivere. Ok, uccidi anche lei, grazie. Incredibile quanto una minaccia tanto immobile venga dipinta pericolosa. Tipo un ippopotamo rabbioso senza zampoli. Sì, una cosa del genere. Ma che è successo?
adesso. Zio, si sta messi strozzeggiando. E se ne accorge solo adesso. Ma che diavolo è Zio? Scottex, sì, lo ammetto, il tizio ci somiglia un botto. Non ho capito, aspetta, come viene sconfitta l'entità? Ma come, non è chiaro? Muore impiccata. No, davvero, come viene sconfitta? Prende il controllo del corpo impiccato, ma suo malgrado finisce per morire soffocata a causa della corda. Non accetto una risoluzione del genere, mi spiace, riscrivila. Non se ne parla, sono rimasto 2 settimane a pensare a come chiudere sta storia. E questa è l'idea migliore che ti è venuta? Ma quella? Sì, Giulia sta bene. E anche Anna. E persino Trevor. Wow, quindi quella era davvero la dipartita dell'entità. Ti capisco, anch'io mi rifiuto di crederlo. Signo! Un incubo? Sì, credo anch'io. Che poracciata. When he pulls you to the other side, he tortures you. You cannot be saved. A painful death. No, aspetta, dov'è la sequenza dove la protagonista si sveglia? Non c'è, temo. Quindi mi stai dicendo che... Hai sentito? Anna sta vivendo un incubo dopo l'altro e la questione continuerà fin quando non morirà. Ma non può finire così! E invece sì. Che schifo! Ma allora mi c'eresse il male! Quello era scontato, infatti non ti favo per nessuno dei due schieramenti. Muchacha, vedi di concludere sta pagliacciata, soy estufo. Allora, Selfie from Hell è un horror incredibilmente debole, piattissimo, lento, con twist da sbadiglio e risoluzioni a caso. E non mi sto accanendo sull'evidente bassissimo budget, carenza di attori, va bene lo stesso, carenza di location non è un problema. Il fatto è che qui mancano le idee, sia narrative che di messa in scena. Per tutto il film lo spettatore ha come la sensazione di essersi perso qualcosa, un'informazione chiave, un evento. Questo perché non riesce a percepire la minaccia come tale. Viene spiegato pochissimo e non mostrano granché su quello che può fare il villain. Proviamoci. Se guardi il video della Black Room dall'inizio alla fine, prima o poi questa entità ti raggiungerà e ti porterà in un coma profondo. In queste condizioni vivrai continuamente degli incubi blandi, mentre la tua controparte nel mondo reale si limiterà a dormire o qualche volta a fluttuare sul letto o a ridere con gli occhi rivoltati. Beh, perché sì. Ah, giusto, il dettaglio della lacrima orizzontale con Giulia, ve lo ricordate? Appunto che... Boh. Ah giusto, regola che ho bypassato, scusate. Se ti scatti 13 selfie, l'entità arriva subito. Altrimenti arriva ma ci mette un po'. È una dinamica da sbadiglio, almeno per come viene presentata, ma se scaviamo in fondo, poi troviamo soltanto dei mal di testa. O se preferite chiamarle così, lacune. Perché questa entità lo fa? Chi è? Che cosa vuole? Come ha fatto ad arrivare nel dark web? Ci mostrano il filmato col dottore, un filmato che non dice niente. C'è sto tizio che non parla e che pare legato a diversi omicidi. E a una certa sembra ammazzare pure il dottore. Forse. Poi l'uomo impiccato, probabilmente il killer, e il ghoul, e gli strangolamenti finiti male, e il sogno, e... Cos'è? Fear Eater è un capolavoro di pessima scrittura, è uno che non può più provare paura e che la cerca, e per questo maledice gente a caso, condannandola. Cioè, tu non sei uno che cerca la paura, sei un sadico. E sa così tante cose su quello che ti accade quando l'entità ti prende, sul fatto che ti tortura, come fa? Cioè, questo non è un personaggio, è un buco di sceneggiatura vivente. Che altro dire? Anna non sa fare nulla da sola, Trevor è il tizio che si spaccia per espertore ma racconta soltanto ovvietà. Alcune transazioni sono persino inspiegabili. Tipo quando Fear Eater cattura la protagonista, prima le chiede l'indirizzo, lei non glielo dà, ma lui si fa ritrovare in casa sua. Quindi la prende e si ritrovano, nel covo di lui, a casa di lei. Sembra la seconda, ma neanche ci scommetterei. È tutto così confuso. E Trevor che li trova. Selfie from Hell è brutto, ma... Non brutto divertente, proprio brutto noioso, brutto perdita di tempo. A tal proposito, non perdete tempo, non recuperatelo, non cercatelo. Per una volta siate felici del fatto che sia inedito in Italia. Bene, credo sia tutto. Fagio? E por le donazioni mirate in descrizione. Grazie. Del Navidad es vicino, cabrones. Donate! Guarda, era sufficiente il... Esgancia del dinero! Piantala, non dategli ascolto. Donate solo se potete, volete e se pensate che io possa meritarlo.
dirlo, che sia fatta col cuore, altrimenti non vale. Meriti di stare in boietta. Se è così, pazienza. Beh, grazie a tutti per la visione. Orbene può far baffo. Alla prossima.